Coscienti, Clara, ti potevi anche ammazzare. Beh, non importa, Nata, la mia vendetta contro Nico sta funzionando. Lo sto facendo impazzire, sai. Con Flor e Franco che farai? Per Flor, già mi è passata. E sì. Franco, per Franco sei stata anche male. Sì. Ah, non te l'ho detto, Franco è qui. Nico non mi aveva detto niente. Però vedi, io di Franco non mi posso vendicare perché... Lo so, perché ti piace Franco, è così. No. Ragazzi, ragazzi, avete saputo? Cosa? Ho pagato il debito con la banca, ho risolto. Sono felice, 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 davvero tanto. Ma non mi spettinate. Voglio dirvi una cosa. Voi avete dimostrato tanto amore per me e avete fatto moltissimi sacrifici. Io mi sento tanto orgogliosa di avervi. Che c'è? Basta, sembri il presidente che fa il discorso, smettila. E a te dà fastidio che sembri presidente? Sono ispirata. Una volta che mi ispiro, che le parole fluiscono, ti disturba. È ovvio, devi trattare male le donne per sentirsi più uomo. Beh, falla finita pure tu, per favore. Perché non la fa finita tu? Ma si può sapere cosa succede? Oh, che bello! C'è una riunione del consorzio e non mi avete invitato. Oh, si presenta e parla. Che vuole la signora? Che viene a fare qui? Perché non rimane a casa sua? Volevo prendere un po' d'aria. Qual è il problema? Stiamo festeggiando, Maria Laura. Non sapevo che gli imbrogli si festeggiassero in pubblico. Finiscila, Malala! E a te che ti prende, stupida? Ma perché stupida? Perché insulti? Non sai rispettare neanche l'amore, tu? Oh, poverina, si è innamorata e l'hanno lasciata. Non riesci a tenerti un ragazzetto qualunque. Non parlare così di Damian, capito? Zitta, spazzatura, perfida, non parlare male di mio figlio. Certo, adesso fai l'arrogante perché hai recuperato il denaro vendendo a me una pelliccia che era già mia. Ma che dici se i soldi li ha messi la gente? Che c'entra la tua pelliccia? Il guaio della tua pelliccia è che se tu non l'avessi pagata non avrebbero ucciso tanti animaletti, poverini, gli animaletti morti per colpa tua. Chiudi la bocca, lasciami, non mi lasci vivere. No, fermi, per favore, non fate così. Ma io ti rovino davvero, titina! Che dimostrazione, ma che dimostrazione! Io sapevo che c'entravi tu, sai cosa sei? Un animale velenoso! Basta, non ricominciate, smettetela! Federico, ci mettiamo a lavorare o vuoi che mi prenda la giornata libera? Non so. Sei come... ti vedo, non so, come distratto. Dimmelo se hai qualche problema, vuoi che ne parliamo? Sai qual è il problema? Che sono un idiota. Sono andato a parlare con Flora per dirle di Facundo e ho finito per non dirle niente. Perché lui ti ha detto qualcosa che ti ha... Sì. Sì, mi ha detto che Florenzia è innamorata di Franco, ti rendi conto? Mi rendo conto, ma qual è il problema, Federico? Le cose stanno così. Stanno così che? Che stanno così? Niente, vado a parlare con lei. No, fermo, fermo, aspetta, perdonami se mi intrometto in questo modo, ma... Capisco che a te non piaccia Facundo, che non ti stia simpatico, magari, ma tu devi riferire il messaggio a Florenzia. Io non riferisco niente a Florenzia. Non voglio più caos in questa casa. Oh, caro specchio, ma dove vanno a finire i sogni? Perché finisco sempre sola come un cane abbandonato? Io lo so di non essere sola, ma sembra così. E questa? Franco, che ci fai qua? Perdonami, non volevo interromperti, no. Come canti bene.
Stavi ascoltando? Sì. Sì, sono estasiato. Non so, hai una voce quasi dolce come te. Perché ti eri nascosta qui? Paura di far innamorare chi? Forse me? No, no, ero qui perché non voglio che Federico, visto che non gli piace la musica, si arrabbi con me. Ma la dedicavi a qualcuno? Perché me lo domandi? Non lo so, a me sarebbe piaciuta, ma forse la stavi dedicando a un altro. E Franco, senti, io preferisco che... Flor. Cosa? Io ti amo. Sul serio. Anch'io ti amo. Ti amo come... come i ragazzi, come Thomas, come Dominique, come... come tutti ti amano qui, anche perché hai la faccia da buono. Senti, perché... perché non andiamo di sopra? Dai, Rambo, è un'ora che dici ah, dimmi, la puoi aggiustare sì o no, eh? Senti, è ovvio, amico, che posso, ma ti costerà una fortuna. Che hai fatto con la macchina? Il tiro al bersaglio? Senti, non mi seccare, si tratta di vita o di morte. Ti rendi conto che se Federico la vede così mi taglia la testa? Me la puoi fare per domani, domani mattina, eh? Sì, sì, per domani. Sai quanto ti costerà, amico? Sta sparando, eh? Tu finiscila, stai zitta. Beh, senti, allora facciamo un accordo. Io ti pago il doppio di quello che mi chiedi se tu me la ridai perfetta per domani e non dici una parola a Federico, va bene? Va bene, però domani voglio i soldi tutti insieme, capito? Tatta, se no chiamo tuo fratello e finisce male, mi hai capito, sì, no? Sì, sì, ti ho capito perfettamente, più chiaro è impossibile. Sì, d'accordo. Beh, ci vediamo. Ciao, Rambo, grazie. Ciao, Maya. E stai aspettando la carrozza col principe azzurro? Eh? Ah, sei tu. Sì, chi altro può essere? Che succede? Cosa? Che c'è? Niente. Volevo chiederti se ti andava di fare qualcosa stasera. Senti, no, non mi sento molto bene, sai. Preferirei rimanere qui. Bene. Allora vado a dire a Pedro che mi porti alla mensa dei bambini. Non ti dispiace, vero? No, non mi dispiace. Perché? No, niente. Perché? Perché che? Perché che? Perché niente, Federico. Di cosa stiamo parlando? Delfina, non ti capisco. Mi sono appena svegliato. Sì, certo, questo lo so. Me ne vado. Anche a me fa male la testa. Sì, anche a me. Ah, meno male. Un po' di pace. Ah, come stanno bene con questo spray. Brilliant. Lucentezza totale. Ti sentirai come Thalia sul palcoscenico. Una stella, come li senti bene, no? I capelli sono davvero divini. Bene, spero che stasera avrai molto successo. Raccontami, sì. Raccontami quello che ti dicono della pettinatura, del cambio di look. Raccontami, va bene, tutto, grazie, vai. Ciao. Mi sento impazzire. Non ce la faccio più, mi fa male la testa. Mi scoppia il cervello, mi galoppa. E come vuoi che non mi galoppi il cervello con quella strega di Malala? È chiuso, è chiuso! Calma, calma, oh, che succede? Oh, mio, perdonami. Sto impazzendo per quella strega di Malala. Non ne posso più, mi scoppia Beh, la testa. Tranquillizzati, è finita, eh? Ormai è passata. No, non mi posso tranquillizzare. Sto pensando. E sto pensando per capire cosa posso fare. Non fare niente. Dimmi, figliolo. Che? Che fine ha fatto Cacio, tuo cugino? Fa il verduraio, mamma. Lo sai che è un negozio? Lo so che è un negozio di frutta e verdura, ma ha una fidanzata. Che altro fa? No, che io sappia no. Perché me lo domandi? Cosa stai pensando? Niente. Niente? Quando fai quella faccia, qualcosa succede. Mamma, confessa, cosa pensi? Ti ho detto niente, perché? Per la faccia. E che ha la mia faccia?
Hai la faccia da Malala. Oh, per favore, questa è la cosa peggiore che mi potessi dire. Stai bene, Franco? Ho sentito quando hai detto a Mattias che Flora era innamorata di me. Sì, ma questo l'ha detto Facundo e non so da chi l'abbia saputo. Neanche io. Hai parlato con Flora? Sì. Sì, mi ha detto che mi amava come Thomas e come Martin. Come tutti gli altri, ma... Beh, questo mi ha detto. Da qua.